Piazza Libertà, ore 16 di giovedì 19 marzo. Una trentina di richiedenti asilo raggruppati in mezzo alla piazza ricevono beni di prima necessità da parte di volontari dell'associazione Linea d'Ombra. Un gesto caritatevole che però contrasta il decreto attualmente in vigore, creando un assembramento di persone non distanziate tra loro in una situazione che è apparsa caotica e contraddistinta pure da momenti di tensione all'arrivo della polizia locale. Faccio parte dell'associazione Linea d'Ombra, che è un'associazione che ha circa 4 mesi di vita e che si lavora con i migranti, ritiene che l'impegno con queste persone che vengono da paesi distrutti da guerre, carestie e che cercano una vita degna di essere vissuta, una vita decente, l'impegno con queste persone sia assolutamente essenziale. Non è solo un'opera caritatevole, secondo noi è un'opera politica, cioè quella di costruire frammenti di società solidale, cioè basata sulla solidarietà, sul rispetto reciproco. Diciamo che c'è un po' una contraddizione in termini nel voler far del bene ma non rispettare tutte le regole. Nel frattempo è arrivata la polizia locale, si è creato un assembramamento e non si rispettava comunque il metro di distanza o comunque ripetiamo quelle che sono le misure di prevenzione igienico-sanitaria che a cui noi stiamo facendo appello da giorni se non da settimane. I sleep a lot of in the street, in the train, look my teeth, look here. I suffer a lot in the city. I have to push out this anger I have inside. First of all, second, this is against human dignity. For a few words. Human which has no dignity, no rights, nothing. I have humanitarian reasons in the Italy give me. Sleep in San Anastasia in the 8 in the evening. We go inside. 8 o'clock, operators in the morning comes and say out. Hey, hey. Out. We go out. Where to go? Queste persone sono accolte in Sant'Anastasio per riuscire a dormire e quindi hanno un posto al chiuso dove passare la notte. Poi, passata la notte, secondo l'opinione di questo signore, vengono mandati via e gli viene detto loro: fuori da qui, ci rivediamo stasera. Andate via. Se da un lato il decreto dice non bisogna stare fuori, non bisogna creare assembramenti, bisogna stare a un metro di distanza, bisogna lavarsi le mani, bisogna avere determinati accorgimenti, dall'altro loro rivendicano il fatto che non hanno un tetto sotto il quale stare, non hanno una struttura che li accoglie durante il giorno, non hanno quindi la casa dove noi siamo tutti ristretti e quindi dicono sì, ok, stare a casa dove se non ho una casa? Quindi ripeto, è una situazione che gira attorno a se stessa senza una risoluzione, senza una soluzione vera e propria. You don't have a place where to go? Shall I go Milano? No, deve andare a Milano, sì, ma qua è come peggio che andare di notte, nel senso che... Milano, sì. Stay calm. No. No cazzo, no, calm. Calm. Piano, ok. It's not important too, okay?